Allora, buongiorno a tutti. Io vi ringrazio e ringrazio i presenti per il dibattito oggi. Io e Enrico, diciamo, confrontandoci un po' giorni fa, vedendo, diciamo, il dibattito che si è aperto per quanto riguarda il rinnovo dei vertici dell'Università d'Annunzio, che è l'università più importante di questa regione, e più che altro dopo anche un'analisi attenta di quella che c'è stata negli ultimi mesi, negli ultimi anni, dibattiti anche tra il mondo imprenditoriale e quello che ci si aspetta e ci si aspettava dal mondo accademico, abbiamo ritenuto importante forse oggi avviare questo confronto, un confronto che può sembrare anomalo, perché forse in passato ci siamo sempre confrontati forse solo con i politici, col mondo della politica, un confronto che si aspetta un po' dalle politiche sul territorio per le imprese, per le aziende, per lo sviluppo produttivo. Ma io penso che oggi sia importante capire dai candidati al rettore, che ringrazio, Tenaglia e Bonetta, che oggi sono qui presenti. Abbiamo invitato per la cronaca sia gli altri due candidati, quindi sia Di Iglio che Vac, candidatosi l'altro ieri. Comunque li abbiamo invitati tutti e due. Diciamo, Vac per problemi non poteva venire. Dilio ci ha comunicato mezz'ora fa che ha dei problemi, ha avuto dei problemi, non poteva venire, però prendiamo atto di quella che può essere la loro assenza, ma noi ci teniamo oggi veramente a capire quelli che possono essere i meccanismi e che possano creare un nuovo sistema di collaborazione tra il mondo accademico e il mondo produttivo. Perché oggi questo incontro? Riteniamo che l'Università d'Annunzio sia stata un po' scollegata con quella che era il mondo produttivo economico. Abbiamo tentato più volte, anche con il vecchio rettore, di stabilire dei rapporti che potevano essere non azioni spot o a progetto, ma azioni integrate sul territorio, che mettevano sostanzialmente una nuova macchina, che poteva essere una macchina in un momento in cui le aziende hanno sempre più bisogno di innovazione e ricerca, quindi diventava importante dialogare, ma più che altro collaborare e lavorare col mondo universitario. Oggi lo riteniamo strategico, essenziale ed importante, perché non può essere un'azione così, un'azione spot o di relazioni sporadiche col mondo accademico, ma la riteniamo una strategia importante affinché si crei un unico sistema, perché qui o si cresce tutti insieme e riusciamo ad avere un territorio competitivo sotto l'aspetto sia del mondo universitario che del mondo produttivo, altrimenti rischiamo di perdere il treno dell'innovazione, della competitività. E questo a danno di tutti, per primo, diciamo, del sistema produttivo, ma io penso in conseguenza anche del mondo accademico. Quindi oggi vuole essere questo confronto, questo dibattito, penso nuovo anche come impostazione, ma penso che sia importante anche per far capire anche alla stampa stessa quello che sia l'orientamento del sistema universitario. E diciamo uscire un po' dalle logiche: prima il rettore veniva eletto dentro le proprie quattro mura senza capire poi quali erano i progetti sul territorio o le relazioni con il sistema produttivo e il mondo economico. Oggi capire questi passaggi penso diventa importante e strategico per avviare una nuova fase della regione e un nuovo sistema, un nuovo modo di lavorare. Passo la parola a Enrico. Buongiorno a tutti, io sarò brevissimo, però vorrei sottolineare alcune cose. La prima è che comunque assistiamo a una piccola rivoluzione culturale, perché da un confronto tra il mondo imprenditoriale e quelli che sono i candidati rettori, secondo me è un punto di partenza, solo di partenza, però importante.
perché noi dobbiamo incominciare, se vogliamo fare veramente qualcosa di bello, di coordinato tra mondo dell'università e le associazioni di categoria, in questo caso siamo rappresentanti di Confindustria, dobbiamo imparare a conoscerci. Perché io ho visto anche una serie di progetti che sono stati portati avanti e che poi sono terminati, sono falliti, proprio perché magari si era partito con le migliori intenzioni, però per mancanza di conoscenza reciproca, per mancanza di pianificazione e di programmazione, non sono stati portati a termine. Noi oggi abbiamo un duplice dovere importantissimo. Il primo è verso i ragazzi, i giovani, ai quali dobbiamo dare una preparazione che possa essere veramente efficace per poter entrare nel mondo del lavoro, perché oggi purtroppo con la crisi a cui assistiamo abbiamo bisogno di elevatissima professionalità. La seconda verso le imprese, perché le imprese a loro volta hanno bisogno oggi come oggi di innovare, ed a questa parola io continuo a insistere che bisogna dare un significato a 360 gradi, che coinvolge sicuramente praticamente tutte le facoltà che sono comprese nell'Università d'Annunzio, perché innovare significa cambiare quelli che sono i processi decisionali, significa cambiare i sistemi di gestione aziendale, significa cambiare il rapporto con i collaboratori, significa poi innovare il processo, il prodotto, significa cambiare la catena di distribuzione, può significare qualsiasi cosa. La cosa importante è che dai giovani escono e le imprese abbiano la convinzione che in un mondo come quello che viviamo l'innovazione non è qualcosa di straordinario, è l'ordinarietà. Devi innovare ogni giorno per poter essere al passo con i tempi. È per questo che insisto molto sull'esigenza non solamente di collaborazione tra di noi, ma anche di rete tra le diverse università e i diversi territori come associazioni di categoria. Parlavo prima dell'importanza di sfatare il mito che lo studente abruzzese deve rimanere in Abruzzo. Lo studente abruzzese deve uscire dai confini dell'Abruzzo, deve conoscere realtà nazionali e internazionali, però quello che abbiamo il dovere di fare è dare la possibilità allo studente abruzzese poi di ritornare in Abruzzo, perché gli potrebbe portare altro valore aggiunto con la conoscenza che viene data praticamente di altre realtà. Io nel mio piccolo, nella mia azienda agricola, al nuovo enologo, al nuovo responsabile del settore agrario, prima di farle entrare in azienda, un anno li ho mandati a mie spese in altre realtà aziendali, perché io penso che solamente conoscendo quello che si fa fuori si può anche migliorare quello che si fa dentro, perché si può avere un'ottica diversa, si possono apportare, ecco, quelle piccole migliorie, quella piccola innovazione quotidiana che è importantissima. Però oggi penso e spero che dalla conversazione possa essere focalizzata su quelli che possono essere gli strumenti per permettere non solo che ci sia questa collaborazione, ma poi che si traduca in strumenti operativi efficienti, appunto, come dicevo, per i giovani e per le imprese. Ora passo la parola al nostro caro direttore Sergio Baraldi, che modererà l'incontro e cercherà di dare degli indirizzi nuovi. Grazie. Ma io devo dirvi che quando il Presidente Primavera mi ha proposto di venire qui, ho accettato con grande interesse per queste ragioni, che mi dispiace non siano state colte da alcuni dei candidati dell'università, ma forse anche da un po' dalle imprese, perché è un modo, diciamo, nuovo questo che il Presidente Marraniero, il Presidente della Primavera inaugurano, di confronto pubblico, che non solo serve all'università, ma credo che sia molto utile per la società nel suo complesso. Ora, vorrei sottolinearlo questo, perché in un momento in cui troppe cose in Abruzzo sono statiche, l'impresa si muove, reagisce alla crisi, c'ha delle idee, c'ha dei progetti, e noi come giornale, il mio giornale, il Centro, questo lo valuto molto positivamente. Purtroppo in questo momento non sono molti quelli che seguono o che comunque a loro volta, diciamo, si coordinano. Gli enti economici, parlo della Confindustria, ma parlo anche per esempio di alcune camere di commercio, sono molto più dinamiche, impegnate sul territorio e sulla società rispetto a tante altre realtà, per esempio rispetto anche alle istituzioni. Questo dibattito qui è il vero dato politico di questa regione, molto più delle discussioni che si fanno in Consiglio regionale, ed è un peccato che questo non si sia colto.
È un peccato soprattutto dai candidati, perché che cosa possiamo aspettarci da un rettore che magari non sente il bisogno di parlare a degli imprenditori di quello che vuole fare? Quindi ecco perché io sono venuto, perché insomma sono abbastanza parco, diciamo, io faccio il giornalista, lavoro dentro il giornale, però qui mi sembrava un'occasione molto interessante creata dall'impresa con la quale sia giusto confrontarsi, perché qui noi discutiamo di una cosa che riguarda il futuro del territorio, non stiamo parlando di leggi sostanzialmente di spesa che poi spesso e volentieri hanno ricadute quasi nulle sul territorio. Queste sono scelte fondamentali. Partiamo all'università. Perché l'università è così importante? Perché tutti, soprattutto l'impresa, guarda all'università. Io direi per una ragione molto semplice, perché è cambiato il modello produttivo del mondo. Cioè, fino a qualche anno fa i prodotti valevano per la quantità di lavoro che vi incorporavano e a volte anche per la quantità di capitale. Oggi non è più così, oggi un prodotto vale per la quantità di tecnologia e di conoscenza che vi incorpora. È cambiato completamente lo scenario. È chiaro che per poter considerare la quantità di conoscenza e di tecnologia che incorpora un prodotto, che cosa significa? Significa che l'innovazione diventa il processo centrale. E chi è che produce l'innovazione? La produce la conoscenza, è il sistema che produce conoscenza, l'università. Quindi, se l'Abruzzo, come tutti i territori, questo non cambia né in Cina né in Sud America e neanche negli Stati Uniti, dove su questo sono avanti di secoli rispetto a noi, però se i territori non creano una connessione tra università e sistema produttivo, una connessione che deve essere produttiva per entrambi, il territorio è destinato al declino. Questo sta creando dei movimenti, perché contemporaneamente l'università sta attraversando un cambiamento profondo con la legge Gelmini. Ecco, io vorrei sottolineare una cosa. Nelle università c'è stata una forte resistenza verso la legge Gelmini. Non so esattamente se posso dire anche della nostra università, ma credo che sia abbastanza diffuso. Poi però, passata la resistenza, ci sono state reazioni diverse. Perché? Perché se possiamo dire, credo di poterlo dire, almeno io personalmente lo ritengo, che l'esperienza governativa di Berlusconi è stata negativa per moltissime cose, però su questo punto secondo me sarebbe giusto riconoscere che forse un giorno, se dovremmo fare l'elenco delle cose positive che ha lasciato il governo Berlusconi, forse l'unica cosa positiva è la legge Gelmini. Non tanto sul fronte didattico quanto sul fronte della governance dell'università, perché ha costretto l'università a cambiarsi. Ha costretto l'università ad aprirsi verso l'esterno e nelle università, con molte resistenze, questo processo è iniziato e non sappiamo dove naturalmente ci porterà. Dipende dalla capacità che l'università ha di aprirsi all'esterno. Quindi avere i nostri candidati e sentire loro che cosa pensano riguardo a questo processo che parte dall'interno dell'università, ma si deve collegare direttamente col sistema produttivo e col territorio, perché un'università è insieme un'azienda, esattamente come le aziende guidate da, sia pure un'azienda dominata ovviamente da procedure a volte piuttosto barocche, opache, come sono sempre le aziende, le procedure amministrative pubbliche, però è anche contemporaneamente il sistema che produce conoscenza. E questo sistema troppo spesso è stato separato dalla sua società e dal sistema produttivo. Queste diciamo vasi comunicanti vanno riaperti, semmai sono stati aperti, ma comunque sicuramente vanno aperti, vanno intensificati, e quindi credo che sia importante sentire cosa hanno a dire i nostri. Ecco, io ci tenevo a sottolineare questi aspetti, perché altrimenti per chi può essere interessato non si comprende perché questa iniziativa della Confindustria è importante. E perché, nonostante la sua importanza, e questo ci deve un po', a qualcuno ha deciso di non parteciparvi. Io credo che questo dovrebbe in qualche modo farci capire come sia difficile accettare il cambiamento, anche per chi lo sta vivendo. Me ne rendo conto, sono abitudini, mentalità, inerzie che inevitabilmente tutti ci portiamo dietro. Però o si capisce che qui il mondo è cambiato, e se noi non cambiamo credo che dovremo cominciare a ridurre il nostro reddito, la nostra tenore di vita, oppure se vogliamo conservare il nostro tenore di vita dobbiamo anche sapere guardare
adattarci al mondo che cambia. Ecco, tanto per dirvi, darvi un dato che mi sembra interessante, l'Europa nel suo piano strategico legato, mi pare, a Lisbona, dove si poneva come obiettivo proprio la società della conoscenza, chiedeva all'Italia di portare al 3% del PIL la spesa destinata appunto all'istruzione e portare al 40% della popolazione la percentuale di persone laureate. Quindi immaginatevi, questo è l'obiettivo che pone l'Europa all'Italia. Beh, l'Italia ha risposto così, e qui purtroppo c'è l'aspetto negativo invece del piano di riforma nazionale, mi pare che si chiami così, in cui il 40% viene abbassato al 27%, e siccome ovviamente non c'è una riga quasi per niente, il rapporto di percentuale sul PIL della spesa per l'istruzione è stato previsto dell'1,53, mi pare. Questo però vi dice anche le difficoltà del nostro paese nel capire che questa è una sfida strategica per tutta l'Italia. Naturalmente noi in questo oggi ci occupiamo dell'Abruzzo e soprattutto ci occupiamo dell'Università di Pescara di Chieti. Allora chiederei ai nostri, non so se come vogliamo cominciare, non vorrei, cominciamo per, sentiamo da con la B, facciamo come a scuola, cominciamo con la B. Ecco, io vi consiglierei magari anche tra dialogare un po' fra di voi, magari intervengo se non vi dispiace, rendere più vivace la discussione. Penso che... Lei professore, come se lei fosse eletto rettore, quali sono i punti che ritiene essenziali su questo piano? Bene, rispondo subito, ma prima mi lasci un po' ringraziare i nostri ospiti, perché ritengo che questo sia un giorno, come è stato sottolineato, molto importante. E spero che sia il primo incontro di una lunghissima, anzi indefinita oramai, serie di incontri che possano poi anche dare avvio ad un rapporto istituzionale, come usa dire oggi, sistemico, perché oggi storicamente è importante, necessario unire queste due entità, queste due dimensioni. Cioè il soggetto che produce cultura e il soggetto che produce cosiddetta ricchezza economica. Ecco, questo è fondamentale. Io penso quindi che vada dato atto e quindi mi ritengo molto onorato di avere confezionato, costruito questo momento ai nostri due presidenti che si sono finora distinti nei loro ancora brevi mandati, appunto per capacità innovativa e per creatività imprenditoriale quasi, o comunque di iniziativa. Detto questo, che non è una forma naturalmente di piaggeria, che ma è anche una... loro non votano per il resto. Oltretutto, sì, oltretutto non votano, però forse ci si impegniamo, sì, se ci impegniamo, no, potrebbero esserci sensibilità strane anche nell'università in questa sede. Ma ecco, quindi sgombrando il campo, ecco, arrivo subito al, un po' in maniera anche quasi telegrafica, perché poi mi è sembrato di intendere che qui sulla società della conoscenza, sulla economia della conoscenza, se ne sappia molto più di me, insomma, per cui vado subito al dunque. Io da tempo in memore, diciamo così, ho detto e ho scritto che oramai è un appuntamento irrinunciabile quello della stretta connessione fra università e mondo economico, per un semplice motivo. I motivi di ordine generale, di grande scenario, eccetera, eccetera, sono stati testé descritti: società della conoscenza, economia della conoscenza, capitale umano. E la conoscenza che è incorporata nella produzione, eccetera, eccetera. Ecco, la economia che da materiale diventa immateriale. Ecco, in questo grande scenario, noi qui in Abruzzo che cosa facciamo? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare ciò che forse si sta tentando di fare in tante altre parti del mondo, e in alcune di queste addirittura è stato già fatto. Noi dobbiamo pensare ad una forma di partenariato fra università e sistema economico e sfera economica, partenariato in due direzioni: nella direzione
della elaborazione di processi formativi che possano divulgare quella conoscenza necessaria, non tanto per creare delle competenze che ancora, a mio parere, rimangono nel mondo etereo, diciamo così, e che difficilmente possono essere trasferibili nella realtà e nella realtà economica, bensì noi dobbiamo creare capacità, che sono cose ben diverse, le belle capacità però che non siano espressione di una elaborazione intellettualistica da parte dell'università come succede adesso, ma che siano elementi che emergono da un confronto di studio fra coloro i quali producono e fra coloro i quali creano conoscenza. Ecco, questo è fondamentale. Quindi creare, organizzare istituzionalmente attività volte alla ottimizzazione dei processi formativi, che devono naturalmente avere un rapporto coerente con la realtà professionale, con il mondo del lavoro e con i fabbisogni del lavoro, il quale lavoro a sua volta è un lavoro che non può essere partorito, come succede adesso, all'interno delle mura universitarie, ma deve essere costruito all'interno di un'analisi dei contesti reali. Noi dell'università sappiamo ben poco di ciò che serve al mondo economico. Le nostre professioni ancora sono particolarmente paradigmatiche. Quando si fece la riforma del 1999, si indicarono le classi, le grandi classi di laurea, per fare in modo che le lauree potessero avere una flessibilità, va bene, realistica rispetto al mondo del lavoro, non rispetto alla discrezionalità dei docenti che possono fare questa o quest'altra laurea, ma rispetto a quelle che sono le reali esigenze del lavoro. Ecco, questo è fondamentale. Ma cosa più importante, in ragione di quanto diceva giustamente il direttore Baraldi, e l'altra anima del partenariato è data dalla necessaria partecipazione del mondo economico, della sfera economica, nella, diciamo così, nella esistenza e nella gestione dell'università. Fermo restando che il carattere pubblico dell'università e della nostra università sarà sempre pubblico, va bene, è da prevedere, anzi si rende necessaria oggi, una compartecipazione, cioè un investimento da parte del mondo economico per la creazione di ricchezza economica e sociale in generale. Ecco, questo è fondamentale. Come è fondamentale per la regione Abruzzo avviare una forma di cooperazione fra le tre università che non porti alla scomparsa di questa o di quest'altra sede, quindi alla riduzione di personale, eccetera, eccetera, ma porti ad una sinergia tendenzialmente sistemica per creare, alla fine di un percorso più o meno lungo, portare alla creazione di una università che sia la università abruzzese, per favorire innanzitutto l'abbattimento della dispersione economica e culturale, che è fortissima nel nostro Abruzzo e nelle università in particolar modo, per diciamo così, recuperare tanto di quel capitale che non arriva dalle casse dello Stato, perché abbiamo noi personale in esubero e mal utilizzato, che non viene premiato dai fondi di funzionamento ordinario. E poi ancora un sistema integrato che possa in un certo qual modo valorizzare, prima selezionare e poi valorizzare le nostre risorse formative e scientifiche, per fare in modo che si possa anche dare una identità abruzzese, fra virgolette, che possa essere, diciamo così, ben distinguibile e possa avere un posto centrale nell'offerta formativa europea e, perché no, anche mondiale. Ecco, quindi questi, i principi, i sentieri, diciamo così, su cui deve essere avviata
questa forma, che io non dico di collaborazione, di partecipazione molto diretta e tendenzialmente, come dire, espansiva, va bene, che deve esserci fra università e mondo economico. Ecco, mi fermerei qui come primo giro. Professore, non per lei darci la sua... A professor Monetta bisogna togliere la parola ogni tanto, no, non si ferma mai. Comunque anch'io ringrazio... E anch'io mi associo ai ringraziamenti e toglierei l'avverbio del dubbio che possa questa riunione essere soltanto così un esempio innovativo, ma finire qua. Se noi pensiamo che tra le cose dette al direttore sulle Gelmini, che condivido e sottolineo pienamente, seppure velatamente politico, ma due parole ha detto, potremmo entrare più a fondo, direi che in una università dove per il rettore votano anche espressioni, diciamo, di un mondo che potrebbe anche farne a meno l'università di avere i voti degli studenti, io non sono forse entusiasta di questo, ma manca il partenariato presente nell'istituzione del mondo del lavoro. Del resto l'università ha nel suo DNA il problema della cultura e il ritorno di questa cultura nel mondo produttivo. Questa è una cosa assolutamente, altrimenti noi facciamo quello che ringrazio che molti di voi non sottolineano, ma facciamo, diamo adito a che cosa? Quello che viene chiamato il declino della società italiana, il declino dell'università. Perché c'è il declino dell'università? Perché insito nel problema dell'università e soprattutto nella ricerca che diventa fine a se stessa è il problema della progressione di carriera. Noi, contrariamente a quanto si fa, quando fanno per esempio i magistrati, io mi batterei alla morte per fare un ingresso nell'università tra i motivati, i bravi, i controllati, come in parte si potrebbe fare attraverso con la Gelmini, con i dottorati, ma non si fa, perché il dottorato viene attribuito in un modo ancora così, diciamo casuale. Allora nel futuro dell'università, che oggi per la prima volta è questa elezione, perché avremmo dovuto dire fare un dibattito di almeno di una giornata e scrivere contestualmente le conclusioni cui arrivare per creare una sinergia, perché questa elezione è fondamentale per noi? Perché insieme all'innovazione della Gelmini, che è talmente vecchia come legge che è innovativa, perché quello che ha fatto la Gelmini adesso lo dovevamo fare nel 55, cioè creare la strutturazione dell'università, invece è stato lasciato a un uomo solo al comando, e questo uomo solo al comando, ogni cosa che ha creato nella nostra università e nelle altre università, non sono proprio il massimo della coerenza con i fini istituzionali dell'università. Tra i fini istituzionali dell'università del ritorno del sapere nella società, e qual è oggi il marker? Noi per essere siamo contenti di questa università, basta chiedere in giro che fa il professore universitario, quanto prende di stipendio il professore universitario. Siamo considerati veramente una parte della società, diciamo nel migliore dei modi inutile, in alcuni casi dannosa, perché abbiamo delle risorse che inventiamo e spendiamo solo per l'auto mantenimento. Il rapporto stretto con voi, parlerei 12 ore su dove ci hanno portato adesso l'università. Il rapporto stretto con il mondo delle imprese per me comincia nel rapporto stretto, enorme, impegnato che deve fare l'università con le scuole superiori, le scuole inferiori. Noi tutti ci ritroviamo a fare il lavoro, io parlo per me, ma credo che valga per molti, noi ci troviamo a fare un lavoro che per quando riesce bene, Gaetano ha trovato la sua vocazione, è contento di quello che fa. Io sono stato un uomo più felice del mondo, venendo da una famiglia che nel pubblico vedeva la risoluzione uscita dal Medioevo con la Seconda Guerra Mondiale, perché avevamo l'istruzione gratuita, la sanità, l'università. Essere professore universitario al top dell'attività nel sociale, dell'istruzione, poteva essere una risoluzione. Oggi abbiamo perso quell'occasione. In un momento di crisi come questo, se noi non abbiamo la forza
di cancellare, di squassare quel sistema così abbrutito da una scorza di automantenimento, non stiamo facendo ulteriormente un buon lavoro. Allora noi dobbiamo prendere contatto con i ragazzi. Io mi ritrovo a fare il lavoro che ringrazio il Padre Eterno mi ha fatto trovare per una forma di assoluta casualità. Nessuno è venuto a tastare il mio polso nel liceo, nessuno è venuto a dirmi se io potevo, ero in grado di insegnare. Sono rimasto tutta la vita dell'università per un fenomeno di assoluta casualità. Sono rimasto là, mi sono dato da fare, mi hanno notato, hanno visto che avevo la passione per il malato, la passione per la ricerca, sono rimasto casuale. Noi vorremmo dare all'università, che ha come fini istituzionali quello di entrare nel mondo del sapere, noi dobbiamo dire ai ragazzi che cosa facciamo. Chi studia il liceo e che da 50 anni studia che Garibaldi fu ferito a una gamba, noi dobbiamo dire che la proposta dell'attività professionalizzante che noi dobbiamo dare di un prodotto finito, lo dobbiamo cominciare da qui. Ai licei dobbiamo dire chi ha la vocazione per l'insegnamento, dobbiamo cercare dei percorsi insieme alla cosa. Allora cominciamo a renderci conto che l'università diventa solo professionalizzante e non un liceo superiore, e quando il ragazzo finisce l'università debba sapere dove va. Nell'81, quanti anni sono passati all'81? Io ho fatto un anno all'università tedesca di Würzburg. Lavoravamo dalle 7 della mattina alle 11 di sera senza soluzioni di continuità. Io ho un attestato in cui il professore tedesco riconosce questa, diciamo, vocazione al lavoro, ma i ragazzi che stavano con me, gli interni, che adesso girovagano nei reparti senza avere una finalizzazione, sapevano alla fine del percorso di formazione dove andavano a lavorare. E io capisco uno che esce dall'ateneo del professore, dal corso di laurea del professor Bonetta, può fare tante cose, può fare il giornalista, può fare l'attività di stampa in un'azienda, può riciclarsi, trovare un posto nella società. Ma uno che esce urologo, chi facciamo? Impiegato di posta. Che esce urologo, noi facciamo la festa, lo salutiamo, arrivederci e che Dio ti assista. Ma è una società sana, quello che investe dai 2 anni sulla vita di un ragazzo, spendendo, si dice, nel 90 si era detto almeno 100 milioni su ogni ragazzo, non assegnare, noi abbiamo bisogno di questo, di questo, di questo. È una società dove l'università viene soltanto valutata in termini di costi. E adesso ci vogliono mettere l'ANVUR, hanno creato queste cifre di questi stramaledetti burocrati che rovinano la vita nostra e la vostra di pari modo. Noi abbiamo due avversari invincibili fino adesso, i tumori e la burocrazia, e potremmo battere tutte e due se mettiamo le risorse. Io in questa campagna elettorale nella quale sono venuti a dirmi lo puoi fare tu, perché non hai avuto mai le mani in pasta, non sei stato con quelli là, perché la Gelmini, tra uno dei meriti che c'ha, è una linea di demarcazione tra il vecchio modo di gestire. Chi è capace di gestire da solo davanti a un computer allungato su un lettino, sempre da solo, un solo uomo al comando, non può essere lo stesso che si continua e si ricicla in una legge che prevede una strutturazione di almeno 50 persone, tra i consigli di amministrazione, il rettorato, il direttore sanitario e le varie componenti. E che cosa abbiamo avuto noi? Perciò è importante, faccio solo un accenno di polemica, perché e questa è stata anche una delle molle, che io non posso svolgere il mio lavoro, non dico al 100%, ma almeno al 50%, perché gli altri se ne strafrequentano, diceva la mia professoressa al liceo, se ne strafrequentano. Quindi questa occasione, vi prego, a lei direttore, ai media e alla Confindustria, di enfatizzarla, perché è un'occasione che non ricapiterà più. O continuiamo e continueremo sempre di più col vecchio sistema, o mettiamo un paletto e saremo innovativi. Grazie professore. Sì, io vi farei prima, volevo sentire dopo anche i nostri presidenti, però vi farei una domanda specifica. Dunque, come lei sa, la Gelmini prevede che nei consigli di amministrazione delle università, che sostanzialmente, perché c'è un po' uno spostamento del baricentro
decisionale dell'università dal senato accademico al consiglio di amministrazione. Il senato accademico garantisce la rappresentanza, ma il consiglio di amministrazione diventa un vero organo di gestione con il rettore e il direttore di ricerca. È l'organo principale. La Gelmini prevede anche che nel consiglio di amministrazione l'università possa invitare esterni. Certo. Ecco, io vorrei chiedere, perché questo è importante, certo. Per esempio, perché potreste invitare i presidenti delle associazioni imprenditoriali, voi lo fareste? Questa è la prima cosa. L'altra cosa importante, per far avanzare la meritocrazia, un altro elemento, secondo me, un'altra linea portante della riforma Gelmini, che io sinceramente considero positiva, è che le università debbano inaugurare il metodo della valutazione. Cioè tutta l'università decide di farsi fare gli esami, questo spiego per chi non ha, diciamo, non conosce perfettamente la situazione, di farsi l'esame da un nucleo di valutazione che deve essere esterno. Allora vi faccio un esempio per chi non per loro, perché queste cose loro le sanno meglio di me, ma per chi sta all'esterno, per farvi capire come stanno ragionando alcune università. Allora, un'università di un giornale che ho diretto in passato nel nord, in una regione che si può in qualche modo, per dimensioni sto dicendo, di abitanti eccetera, assimilare all'Abruzzo, del Friuli Venezia Giulia, l'università di Udine ha deciso di affidare il nucleo di valutazione della propria università, cioè professori, corsi di laurea eccetera, vengono tutti valutati da lui alla fine dell'anno, e si è affidata a Settis. Cioè Settis è, oltre che uno dei più importanti storici beni culturali italiano, ma è membro dell'European Council Research, membro dell'American Awards, ha una cattedra al Museo Prado di Madrid, cioè è una delle figure internazionalmente più riconosciute che ci sono in Italia. Ora, che cosa voglio dire? Che nel momento in cui quella università decide di farsi fare la radiografia dal professor Settis, che dice questo va bene e questo non va bene, questo ha funzionato e questo no, vuol dire che è un'università che investe sulla qualità. Cioè, vuol dire che quell'università ha deciso di investire, di competere al massimo livello possibile, e si sottopone al rischio di una valutazione negativa. Ecco, io vorrei sapere, voi fareste la stessa cosa? Bene, allora, per quanto riguarda la prima domanda, io avevo già risposto positivamente e affermativamente, perché quando mi riferivo ad una espressione di quel partenariato diretto, diciamo così, nella gestione, mi riferivo proprio alla possibilità che la Gelmini attribuisce al nuovo consiglio di amministrazione, che è quello di contemplare da 2 a 3 membri esterni. Noi avremo 2 membri esterni che potranno essere proposti dal rettore e dal consiglio medesimo e dal senato accademico anche accettato. Io ritengo che sia comunque necessario che all'interno del consiglio di amministrazione, all'interno di quello che è diventato il nuovo organo gestionale, mentre prima lo è stato il senato accademico, lo dico per i non addetti ai lavori, che è stata la maggiore espressione, diciamo così, del togato accademico, ecco, insieme al consiglio di amministrazione ci sia il rappresentante del sistema economico abruzzese, che sia il presidente, dipende dalla dimensione dell'università, dalla sua capacità, diciamo così, di bacino e via dicendo. Ecco, per me è fondamentale, e di questo ho avuto modo di parlarne anche al di fuori dell'ambiente universitario, è indispensabile il soggetto rappresentativo, ma la rappresentatività non deve essere una rappresentatività di vecchio stampo, nel senso una rappresentatività da prima o seconda repubblica e via dicendo, deve essere una rappresentatività funzionale in grado di sprigionare ciò che oggi ancora all'università probabilmente manca, e assieme alla presenza appunto del soggetto
più rappresentativo, occorrono anche altre presenze della società civile che possono farsi carico di responsabilità a cui oggi non ci si può sottrarre, perché noi dobbiamo sforzarci anche di vedere l'università all'interno di un progetto più complessivo che tutti noi dobbiamo in un certo qual modo realizzare, perché il futuro dell'Abruzzo non dipenderà dal nuovo rettore o dal, con tutto il rispetto che ho dei miei amici presidenti, i quali daranno un contributo sicuramente indispensabile, ma dipenderà dalla capacità di sapere elaborare un processo di decrescita che deve permettere un ritorno allo sviluppo, che è l'unico modo per poter uscire qui in Abruzzo dalla crisi, perché abbiamo detto più volte che l'Abruzzo è una di quelle regioni più vocate, va bene, a fare della conoscenza per i patrimoni che già, per i capitali culturali e scientifici che già possiede, inutile elencarli. È una di quelle regioni che deve sulla economia immateriale fondare appunto il nuovo sviluppo, lo sviluppo del 2000. Scusi, mi piacere conoscere la sua opinione sul rapporto di cui ha parlato il professor Bonetto con le altre università, se anche lei ritiene che bisogna costruire un sistema. Subito l'ho detto anche, mi pare anche una delle poche volte che lei viene ospitato nel suo giornale, ho detto che dobbiamo passare all'Università d'Abruzzo, su questo non ci sono dubbi, anche perché adesso c'è un incentivo economico. A volte gli incentivi economici hanno funzionato al contrario, molto spesso si davano gli incentivi economici agli imprenditori che importavano carne invece di farle produrre in Italia. Questo è stato negli anni 70 una delle perle che ha nominato il degrado, una delle forme, mica è solo quella è una cosa così. Io vorrei dire una cosa, per rispondere alla sua domanda, sui controlli della SETER io sono assolutamente contrario. Ci sono insiti nella nostra società, come nei giornali, questo è il segno della decadenza dell'università, cioè noi siamo quelli che dobbiamo valutare, allora siamo adesso sotto accusa e sottovalutazione da questo stramaledetto ANVUR che crea altri carrozzoni per valutare. Ma la valutazione del direttore del giornale chi la fa? L'editore e il pubblico. Bene, la fa l'editore e il pubblico. L'università viene valutata dall'accesso, dalla qualità, che sempre dobbiamo fare noi, ma non abbiamo bisogno di setter o otter che vengono a controllarci le cose. Io sono assolutamente contrario, sono a favore della qualità che noi sapremo esprimere, perché noi dobbiamo, quando dico rimboccarci le mani, io so che vuol dire, non è una frase fatta così, io so cosa vuol dire. Quando dico a Paolo Primavera e a Marraviero dobbiamo entrare, so cosa vuol dire. Non sono le borse di studio che una nota azienda di pasta, la più grande d'Abruzzo, ha dato a noi per pagare poveri ragazzi che hanno avuto quelle 400 euro al mese, e dopo un anno e mezzo non solo non si è dato un resoconto di quelle borse di studio, ma non ha portato a nulla. Noi stiamo valutando la ricerca per autoconvincere, che è una micromolecola del braccio quinto, del cromosoma settimo, che si fa in tutto il mondo, sia importante. Io non vorrei dire che noi in Abruzzo dobbiamo valutare, come accennava sommessamente Gaetano, un ritorno del nostro patrimonio. Noi in Abruzzo abbiamo da valutare, da mettere un marchio Abruzzo dell'università sui nostri prodotti. Noi dobbiamo fare per esempio un'associazione food and beverage, che dobbiamo mandare in tutto il nostro olio, queste cose devono avere il vino, il latte, l'acqua, sono cose fondamentali di cui dobbiamo occuparci prima che della delezione, che stanno studiando molto meglio in America, anche una coordinazione. La Gemini dice liberi nella ricerca, ma manco per idea. La ricerca, io voglio sapere quale ricerca stai facendo e con chi ti stai confrontando, perché se la tua ricerca deve portare solo acquisizione di costi senza nessuna prodotta, è una ricerca inutile. L'università, il rettorato, perché il rettore non esiste più, esiste un rettorato di controllo dinamico insieme, deve poter controllare che cosa sta facendo.
ho un sogno di mettere all'ingresso dell'università un grande pannello che chiunque entri sappia in quel momento chi ci sta, che cosa stanno facendo, quali sono le risorse impegnate e quali sono le ricerche che stiamo facendo. E questo collegato con tutto il mondo, con le tre componenti. Io spero che ci sia, tra le due o tre persone che possiamo mettere all'università, che ci sia spazio per far entrare dentro, ma io troverei anche altri posti più organici per le forze produttive, perché se noi facciamo dei due posti, un posto riservato alla Confindustria, l'altro posto secondo voi a chi andrebbe? Alle sindacati. E allora ci mettiamo pure la forza sindacale, per carità di Dio. Noi, secondo me, dobbiamo far entrare forze produttive e sindacali all'interno di una struttura, ma queste forze, queste posizioni esterne io le riserverei. Innanzitutto dobbiamo avere un rapporto dinamico con i processi giuridici. Noi abbiamo bisogno di avere un magistrato che illustri e valuti preventivamente le cose che stiamo facendo. Noi non possiamo fare più come stiamo facendo, proporre la chiusura di piccoli ospedali che sono un pericolo per chi deve andare, la riconversione in centri dinamici dove l'acuzie medica e chirurgica va appostata, ma anche su dati. Qual è l'acuzia chirurgica che ha inciso negli ultimi 5 anni a Guardia Grele? Tanto per parlare della nostra amata Guardia Grele, dottor Primavera. Quanti accoltellamenti, quante urgenze sono state? Credo siano vicino allo zero. Noi non possiamo tenere in piedi, cioè abbiamo i dati, oggi dobbiamo ragionare sui dati. Allora abbiamo bisogno di un magistrato che con noi dialoghi e che non permetta che una istituzione come l'università e la sanità, noi produciamo sapere, istruzione e salute e siamo considerati quelli che devono essere valutati. Chi controlla, si occupa di giustizia è un potere dello Stato. Questo mi sembra un po' troppo. Noi dobbiamo, in questo momento di crisi della società, dovremmo rivedere questa cosa. Una volta avevamo, non vi parlo per annoiare dei nostri monumenti, però noi una volta avevamo, nei tempi passati, qualcuno, mi ricordo la Malfa, la Malfa Madre, perché c'è stato un solo la Malfa in Italia, la Malfa Padre che ogni tanto usciva dal suo torpore e diceva in Italia c'è la giungla retributiva, perché si era accorto che un dattilografo della Camera prendeva più di lui. Dopodiché la cosa finiva là. Oggi c'è la giungla retributiva. Io ai miei pazienti chiedo ogni tanto, secondo te, e ho un elenco scritto di nome e cognome e la risposta, secondo te qual è lo stipendio del tuo medico di base? Monti che non sa dove prendere i soldi. Qual è lo stipendio del tuo medico? Ma quante pepole sono? 2-3 mila euro? 4 mila? E noi? Non sei professore all'università, almeno 20 mila euro al momento. Beh, non dico che il rapporto è esattamente l'opposto, ma noi siamo al 50% e a volte al 33% dello stipendio di un medico di base. Questo è bene che si sappia. Io metterei ogni tanto, ricorderei, perché a questi ragazzi che non hanno proprio oggi il massimo dell'accettabilità nella propria comunità, cioè la comunità quando può manda il nonno a fare la fila per la ricetta e quando sta male manda all'università. Allora questi rapporti vanno rivisti, anche i costi vanno rivisti. Oggi abbiamo la possibilità unica, irripetibile, perché ripeto, se continuiamo con la vecchia col vecchio treno noi perdiamo un'occasione fondamentale. Per cui io mi immaginerei per molto meno, lei sa che per molto meno, una riforma che incida sulla giustizia ha scatenato l'ira di Dio. Adesso noi dobbiamo essere valutati, figuriamoci, io ho paura, anzi accetto, quando è venuto da noi 15 giorni fa, sono venuti i NAS, io ero a Roma a un convegno, mi chiama la mia segretaria, ma questo ci sono i NAS. Apri la mia stanza e apri il computer. Ma qui stanno tutti, ma chiama l'aiuto. Io sono tu, ma io me la preoccupavo, ma che competente? Perché avete paura dei NAS? Anzi, dite di venire ogni mese. Almeno, infatti, con la loro venuta noi abbiamo recuperato due stanze, ci fanno un nuovo, perché stavamo tutto fuori legge, ma non noi.
e i cosiddetti delegati della politica che ci costringe a lavorare in condizioni inappropriate. Delegati della politica. Ma lei pensa che l'università, che per statuto dovrebbe dare l'avallo, se non l'indicazione, per il direttore generale, da noi si ignora. Sono due persone che devono valutare la salute, la formazione, la qualità di espressione del nostro policlinico, che io condurrei a uno dei più belli d'Europa, su questo sono sicuro, ma come il policlinico noi dobbiamo rifare di Pescara un'area. Pescara è abbandonata a se stesso, qualcuno va, lavora, tutti indicati nel funzionamento dell'ora, delle città, quali sono i problemi di Pescara, mi hanno fatto un documento, lo spazio e che qualcuno di noi faccia il prorettore. Aspetta ragazzi, porca miseria, ma io mi aspettavo una rivoluzione da voi, questi sono i compiti, ve li firmo subito, avete bisogno di spazio, avrete un prorettore, su questo non ci sono dubbi, ma dobbiamo lavorare in alto, noi abbiamo bisogno, ecco perché dobbiamo cogliere la germina, che le aree importanti come l'area sua dell'area umanesima, come si può chiamare la tua area, una grande area classica, l'area dell'economia, l'area vostra più vicina a voi dell'imprenditoria e comunque attraverso architettura, io mi sono permesso di dire il Politecnico, come noi abbiamo il Policlinico, dice no, non si può chiamare Policlinico, e forse è giusto, perché ho avuto invece un passaggio, un messaggio del professor Mascarucci che chiama all'ultimo punto del suo progetto Pescara, che non unisce solo giustamente come io forse Politecnico evoca l'unione tra architetti e ingegneri, ma architetti, ingegneri, economisti, urbanisti, geologi, c'è tutta una componente per fare appieno quella che la gestione, che la legge Gelmini dice, cioè che cosa? Le grandi aree, le grandi scuole. Noi dobbiamo fare una scuola medica, una scuola di questo tipo, di grande organizzazione, ma che si deve interfacciare con il potere, diciamo il cosiddetto potere politico locale. Non è possibile che neanche un consigliere comunale di Pescara senta la necessità di dialogare con il mondo accademico pescarese. Noi dobbiamo riconquistare questo ruolo, perché noi non saremo un pilastro di potere come chi si occupa di giustizia, ma saremo un pilastro della società. Ci occupiamo di istruzione, di salute, di gestione, di fette e soprattutto della preparazione dei nostri giovani. La formazione professionale deve essere una cosa affidata a noi. Cioè io mi sento mortificato quando sento certe scuole professionalizzanti che vengono imbandite, mentre la cosa la dobbiamo riportare nei giusti alvei, anche per avere una limitazione dei costi. Io chiederei adesso ai nostri due presidenti di dire qualcosa, perché va bene, dall'intervento dei nostri due candidati emergono i problemi della nostra università, sono problemi abbastanza seri. Anche però una, secondo me, viene fuori anche una difficoltà. Da una parte, per esempio, il professore Bonetta dice che bisogna fare sinergie senza ridurre i dipendenti. Adesso non voglio entrare in un dettaglio, però se lui poi mi spiega come fa a fare le sinergie senza ridurre i dipendenti sarà una cosa importante, perché è difficile, cioè, non c'è probabilmente anche, cioè da parte dell'università forse è difficile accettare il fatto che probabilmente se si vuole fare un sistema bisogna anche ristrutturarlo questo sistema, e probabilmente bisogna anche usare risorse in maniera diversa, anche meno risorse. Dall'altra, diciamo così, c'è un inizio di apertura, almeno nelle parole dei nostri candidati, verso l'esterno, che però poi si dovrà, poi dal punto di vista, diciamo, del rapporto con loro e anche di come si dovrebbe costruire questo sistema, ma per usare con più efficienza le risorse che ci sono, che cosa vi resta all'università? Che consigli dareste? Allora, la prima notizia positiva è che tutti e due i candidati hanno detto piena apertura verso le imprese. Poi
quello che la presenza nel senato accademico è irrilevante nel momento in cui si creano comunque dei meccanismi di colloquio e di collaborazione. Quindi incominciamo a dire che i posti non sono importanti, quindi creiamo una piccola rivoluzione anche noi nel nostro piccolo. Io ho diversi spunti di riflessione. Primo concetto: in realtà l'università soffre dei mali della nostra società, perché poi ve lo rivediamo un po' in tutti i settori. Quindi l'università è una delle altre facce della nostra società, e quindi dobbiamo superarla, come stiamo cercando di fare noi all'interno dell'associazione, nel mondo imprenditoriale, e speriamo che anche la politica possa seguire. Un concetto che però ho percepito: l'importanza dell'innovazione, creazione anche di prodotti unici, ricerca dell'eccellenza. Signori, oggi la mediocrità non è più consentita, perché produce costi, produce inefficienze. È in quest'ottica che si deve fare una riforma ed eventualmente un programma di università unica. A me non mi ricordo quanto tempo fa hanno chiesto: tu sei favorevole all'università unica o separata? Ho detto: qual è il progetto industriale? Perché dirlo così sulla carta è logico che l'unicità di solito porta delle sinergie, ma se non c'è un progetto industriale, l'unicità non sempre può portare delle economicità, può portare anche delle maggiori costi, perché si creano dei meccanismi strani e possono portare delle diseconomie nel momento in cui ci sono sovrapposizioni che rendono ancora più macchinoso il sistema. Quindi la prima cosa da studiare è un progetto industriale per l'università, per una riforma di un'università abruzzese, perché poi noi lo stiamo studiando in Confindustria. Penso che l'Abruzzo deve riacquistare questo orgoglio regionale. Finiamola con i campanilismi, apriamoci alle altre regioni, apriamoci alle altre nazioni. Qui dobbiamo, insomma, allargare un attimino quelle che sono le nostre menti. Mi sembra molto interessante il discorso della catena tra scuola superiore, università e naturalmente impresa, perché è vero che si deve partire dall'inizio. Anche noi l'abbiamo capito per quanto riguarda il tentativo di diffondere la cultura dell'impresa partendo dalla scuola superiore e anche prima. Abbiamo nel nostro piccolo inaugurato il giorno delle piccole e medie imprese, ma molte volte i ragazzi del territorio non conoscono la realtà, quindi anche aprire le imprese è già un qualcosino, far respirare un'aria diversa, far capire che la vecchia logica, purtroppo molto associata alle regioni meridionali del posto nella pubblica amministrazione, si deve sfatare. Oggi c'è chi ha voglia di fare, deve avere la possibilità, magari lottando contro la burocrazia ed altri elementi, deve avere la possibilità di realizzare il proprio sogno. E poi studiare quelli che sono gli esempi positivi e quelli negativi. Io vi volevo riportare alla vostra attenzione quelli che sono stati due iniziative. Una che purtroppo è stato un fallimento, che è il dottore di ricerca va in azienda, che secondo me era un'iniziativa fantastica, nel senso che da un punto di vista teorico doveva funzionare, perché lì che cosa si voleva fare? Un matching tra coloro che facevano dottorato di ricerca e le imprese, anche con la creazione di un sito internet che, rispettando la privacy, cercava di matchare le diverse esigenze. Qual era lo scopo? Logicamente, da una parte di dare al dottore di ricerca anche la possibilità di andare sul pratico, e all'azienda di poter investire in innovazione e ricerca. Peraltro, se non mi ricordo male, c'erano anche tentativi di collaborazione per finanziamenti o altro. Purtroppo questo non ha avuto successo, e non solo per colpa dell'università. In questo senso ci deve essere anche una corresponsabilità da parte dell'impresa e dell'università, perciò c'è bisogno di una crescita comune. Dall'altra parte invece abbiamo un altro modello che ormai abbiamo inaugurato da due anni, è la seconda edizione, che è Impresa in Accademia, che secondo me è un modello che assolutamente può essere replicato. In questo caso è rivolto agli studenti universitari dell'ultimo anno del corso di specializzazione, e si divide in tre segmenti, che sono: il primo, che riguarda in un certo senso praticamente la scoperta della propria identità e della propria idea imprenditoriale; il secondo stage, imprenditore di se stesso con start impresa; e il terzo, l'individuazione della sua professionalità all'interno dell'azienda. Cioè allo studente gli si fa fare un percorso innanzitutto per capire qual è la sua vocazione, anche insegnargli come si scrive un curriculum e come presentarsi. Il secondo step invece è presentare l'idea imprenditoriale, abituarlo a fare un business plan, a confrontarsi con l'esterno, e il terzo step è portarlo all'interno dell'azienda a fargli conoscere i protagonisti delle diverse funzioni aziendali. Perché dico che funziona? Perché, e qui ritorno anche a un discorso che si è fatto prima, noi dobbiamo misurare sempre i risultati, dobbiamo imparare nell'università, nelle imprese già lo facciamo, a ogni azione il risultato. È da lì che viene una valutazione. In questo caso, su 4 studenti che hanno fatto uno stage in azienda,
3 hanno trovato lavoro nello stesso settore dove hanno fatto lo stage, e uno sta facendo anche un dottorato negli Stati Uniti. Questo per me è un indice di efficienza di un prodotto. Ritornando all'università, valutazione esterna, valutazione interna, troviamo degli indici obiettivi, i più obiettivi possibili. Quello stesso problema della pubblica amministrazione. Qui non dobbiamo parlare sui massimi sistemi, incominciamo a capire quali sono gli indici, quali possono essere. Possono essere il numero degli occupati a distanza di 2 anni dall'uscita dell'università, possono essere gli eventuali spin-off che escono dall'università per produrre lavoro, per produrre progetti di innovazione. Possono essere un'infinità, io non sono un esperto, ma ci si può sedere per valutarlo. Poi se un valutatore, io penso che quando abbiamo dei dati oggettivi sono superiori a qualsiasi valutatore esterno o valutatore interno. Però ci dobbiamo abituare a metterci in discussione tutti quanti, a essere valutati o con criteri oggettivi o con criteri esterni. Questa è la vera sfida dell'università. Quindi io direi che per quanto riguarda Confindustria e le altre associazioni di categorie, dobbiamo iniziare questa nuova stagione con un confronto a priori per studiarci, conoscerci, progettare e pianificare. E poi con degli esempi pratici, quello che ho citato io è uno, ma andiamo anche a rubarlo fuori. Ci sono le best practice, servono a questo, a imitarli e cercare di riportarle qua in Abruzzo. Io vi dico, vabbè, condivido tutto quello un po' in linea detto pure da Enrico Marranier, ma mi fa piacere questa apertura da parte di entrambi i candidati su quelli che possono essere gli aspetti di collaborazione col mondo economico. Per ripercorrere un po' la strada che diceva Enrico Marraniero, al di là della volontà, noi dobbiamo individuare quei meccanismi che poi mettono, diciamo, in pratica quelle che sono le azioni sul territorio e con le imprese, perché poi rischiamo di creare tanta volontà anche da parte del rettore o del rettorato, però poi manca poi quel gancio finale per dare continuità e effetti sul territorio e sulle aziende delle azioni universitarie. E su questo volevo darvi 2 consigli che potrebbero essere un sistema di incentivazione e valutazione internamente sugli effetti che poi diceva anche Enrico. Di certo andare più a valorizzare quei sistemi che danno più spazio ai progetti di ricerca finalizzati e con obiettivi finali realizzati e non a chi invece percorre le strade delle pubblicazioni o altro, che oggi, diciamo, è il tema ricorrente che purtroppo seguono un po' i sistemi dei docenti. E sul discorso sono d'accordo anche io su quello delle scuole superiori, infatti noi anche a Chieti lo stiamo facendo con l'ITS sul settore dell'automotive, che sta dando i suoi frutti perché è una scuola prevalentemente creata dagli imprenditori, quindi chi più di quella riesce a creare quel canale diretto tra formazione e inserimento direttamente in azienda. Quindi dovremmo creare dei meccanismi semplici ma che portano a dei risultati. E quel criterio di valutazione alla fine di quanti studenti vengono formati, quanti entrano poi nei processi produttivi per il settore in cui sono stati formati, attenzione, perché poi abbiamo anche delle distorsioni, nel senso che formati in medicina, faccio esempi assurdi, formati in medicina poi vanno a lavorare a fare ragionieri o altro. Sentito ieri un dermatologo che è nominato nel comitato dei garanti della qualità, con tutto il rispetto del ministro, veramente al contrario funziona. Poi un tema tirato fuori che abbraccia sì, può darsi marginalmente il settore nostro economico, imprenditore, però che io voglio porre come esempio, diciamo, un po' negativo del sistema regionale. Torniamo al discorso sanità e quindi facoltà di medicina e tutto quanto legato al polo universitario nel settore della medicina. Là bisogna fare veramente un'inversione totalmente di tendenza, perché purtroppo io penso che lì la regione, che ha contribuito anche abbastanza a sostenere il sistema sanitario
supportando anche la facoltà di medicina, ma quella che è stata la risposta, poi le vere eccellenze non sono state portate al punto di creare quell'attrattività sul territorio, ma si è creato un sistema che spesso e volentieri era più decadente del sistema sanitario pubblico, e questo deve far riflettere l'università, perché molti fondi sono stati dirottati in quel settore, ma non c'è stata la risposta adeguata. E lì, scusate un attimo, ma io da parte della politica legherei il fatto, sapete benissimo che diventa strategico la mobilità passiva e attiva di un territorio. Allora io, regione, per stimolare il sistema universitario, direi all'università: va bene, vi do i soldi, ma quelli che mi rientrano sulla mobilità attiva, quindi significa creare eccellenze sul territorio nel campo della sanità, attrarre pazienti da fuori regione, mi crea un valore aggiunto. Quel valore aggiunto, allora io, regione, decido di reinvestirlo sulla sanità per creare più eccellenza. Ma di certo con la mobilità passiva che si è creata in regione Abruzzo, io non ci avrei messo più un euro sul sistema sanitario, sulle facoltà di medicina, nel momento in cui non mi creano eccellenze, ma mi ha creato una, o perlomeno quelle poche eccellenze che si sono create sulla sanità, poi effettivamente non andavano a compensare la non eccellenza sul territorio. Lì bisogna fare veramente un processo di rivoluzione del sistema sanitario, e questo va in un percorso sia di creare quella rete tra i sistemi universitari regionali, che diventa essenziale anche per non creare né dispersione di fondi, ma creare dei centri di eccellenza, concentrarli su quelli che possono essere, attrarre anche studenti o centri di ricerca che vanno a collocarsi in un sistema di rete anche internazionale. Cioè, guardiamo oltre quelli che sono i confini territoriali, regionali, ma andiamo oltre quelle che possono essere eccellenze, facciamole diventare un meccanismo di reti internazionali per creare attrattività non solo sul sistema economico produttivo, ma anche portare qui quelle che sono nuove esperienze in campo accademico. E sull'aspetto del polo, diciamo, voi avete un grande vantaggio, io penso, l'Università d'Annunzio. È l'unico concreto oggi progetto dell'area metropolitana Chieti-Pescara, che secondo me non è stato valorizzato a sufficienza per rimarcare quello che è questo polo economico produttivo. Prima Enrico accennava, lo stiamo facendo con Confindustria e Chieti-Pescara per avviare questo processo. Io penso che possa arrivare a creare, anche in un discorso di razionalizzazione del discorso sanità tra Chieti e Pescara, sappiamo che è il polo che assorbe maggiormente le risorse regionali, in un processo di integrazione, ma di creare un polo sanitario che sia un'eccellenza e non un campanilismo a 3 chilometri di distanza dove ci si fa la guerra e in questo contesto si è più bravi se si riesce a portare più soldi su Pescara o più soldi su Chieti, ma non in un contesto di qualità e di efficienza, ma in un contesto di furbizia politica che noi respingiamo al mittente. Grazie. Io proporrei di chiudere il nostro giro e vi chiederei una rapida riflessione su una questione. Qui non abbiamo toccato, dato che credo che si possa dire che anche il sapere è diventato un mercato, nel senso che l'università si mette in un mercato con la sua offerta e rivolta soprattutto ai giovani. Perché i giovani dovrebbero iscriversi? Perché si sente? Sì. Cioè, c'è un mercato del sapere nel quale l'università fa una sua offerta formativa. Allora, quale può essere il ruolo dell'università Chieti-Pescara in questo mercato nel quale la competizione comincia a essere tanta? Perché un giovane, una famiglia abruzzese dovrebbe far iscrivere i propri figli all'università qui invece che magari mandarli a studiare a Milano o altrove? Ecco, io credo che bisogna dare ormai, tranne naturalmente il criterio della vicinanza, mi sembra un po' poco ormai, andiamo verso una società nella quale
anche i giovani sono consapevoli che più alta la loro formazione, più possibilità hanno di trovare lavoro, su qualsiasi strada scelgano. Credo che voi naturalmente lo sapete meglio di me. Ecco, che cosa può fare, voi che cosa fareste per inserirvi in questo mercato del sapere, che appunto anche per la, come per la sanità, sia attrattiva anche per chi non è abruzzese? E vorrei chiedere anche una cosa: avete mai pensato che un'università forse deve anche guardare, forse con un po' di ambizione, ma un po' fuori dai suoi, dai suoi confini? Di fronte a noi avete, a poca distanza, sono dei paesi come la Croazia, il Montenegro, l'Albania, dove sono tanti giovani che probabilmente ancora per qualche anno cercheranno di avere una formazione di più alto livello, che nel loro paese per tante ragioni probabilmente faticheranno ad avere, potrebbero avere interesse a venire a studiare qui, perché magari qui abbiamo ovviamente un'università più strutturata rispetto a quella loro. Ecco, avete ragionato anche in termini di non soltanto di territorio, ma anche di un raggio più largo? Di nuovo con lo stesso ordine? Sì, sì, facciamo, seguiamo lo stesso ordine. Allora, sono tante le cose che lo so, no, ma io innanzitutto, io un po' per colpire, un po' per lasciare una traccia, almeno per me importante, io ritengo che oggi siano state dette tante cose belle e interessanti, molto interessanti, però benché io sia un umanista, ritengo che si debba in un certo qual modo concretizzare questo interesse che oggi abbiamo dimostrato, e si può fare ciò solamente istituzionalizzando in qualche modo il nostro rapporto. Io mi sono reso conto, da quando sto qui in Abruzzo, dal 1994, che c'è stata sempre questa forte istanza, anche nelle forze politiche, a fare in modo che l'università si congiungesse con qualcuno, ma non è stato mai possibile. Io personalmente, con ogni presidente della regione che bontà sua ha avuto modo così di interrogarmi su certe cose, ho sempre detto che occorra che in Abruzzo ciò che occorre è una sorta di osservatorio che veda gli elementi congiunti politici, economici e universitari in genere, per studiare il nostro sistema formativo e la produttività, il rendimento del sistema formativo. Ciò non è stato mai possibile fare. A mio parere è necessario farlo adesso, perché noi dobbiamo andare oltre i sistemi a volte anche ben riusciti, quale Impresa in Accademia, di cui la mia facoltà fa parte assieme ad altre tre facoltà universitarie, al di là degli ottimi rapporti che abbiamo già da tempo consolidato con amici qui presenti e via dicendo. Noi dobbiamo renderci padroni del governo di un sistema formativo e di un sistema economico, e dobbiamo cominciare a pensare che non può esserci un sistema economico staccato dal sistema formativo, nella sua interezza ovviamente. Adesso parliamo di più di quello universitario, perché è quello che più ci interessa. Quindi questo è fondamentale. La nostra piccola rivoluzione culturale di oggi deve fare in modo che non si scinda il sistema formativo da quello economico. Questo è fondamentale. Quindi dobbiamo metterci, di buona convinzione, a realizzare qualche cosa che possa essere istituzionalizzato, formalizzato, che possa essere una sorta di laboratorio, chiamatelo oggi si usa una sorta di costituente, no? Per parafrasare, una costituente, chiamatela come meglio possa piacere, eccetera eccetera, ecco, ma qualche cosa che rappresenti un luogo di comune riflessione. Questo è fondamentale, perché noi appunto non dobbiamo assistere o incrementare questa o quest'altra iniziativa, noi dobbiamo sviluppare un macro interesse per un progetto più collettivo, e lo dobbiamo fare attraverso la valutazione, a cui non possiamo sfuggire. E il grande maestro Settis, che citava e via dicendo, è una espressione effettivamente di capacità
di valutazione che riesce, come dire, ad erogare in qualsiasi circostanza, in qualsiasi situazione. Noi oggi, come tutti sapete, abbiamo i nuclei di valutazione, ma i nuclei di valutazione sono espressione autonome dell'università che spesso lavorano solo per l'autoreferenzialità, cioè solo per l'autoriproduzione della istituzione, al punto tale che a volte negano, occultano i risultati delle valutazioni medesime. E spesso i nuclei di valutazione sono stati dei bracci operativi della governance universitaria, quindi hanno avuto una finalità totalmente opposta a quella originaria. Ma la valutazione è estremamente interessante, e raccolgo la garbata considerazione polemica del direttore: come facciamo a riconvertire? Io, che sono, come dire, uso ad inventarmi le cose per sopravvivere, per dare un senso alla mia esistenza, proverò ancora ad inventare un modo per risolvere, che so io, un problema che abbiamo nella nostra università e che una volta con la nostra dottoressa Di Sano abbiamo ripreso in un articolo. Pochi sanno che la nostra università ha il 15% dei docenti mal utilizzati o non utilizzati. Cosa significa mal utilizzati o non utilizzati? Cioè, ci sono quindi un centinaio di docenti, va bene, che non dovrebbero esserci. In poche parole questo significa. Che ci penalizzano, non ci fanno avere il fondo di finanziamento ordinario, perché? Perché non possono venire computati. Cioè, se un cardiologo insegna attività motorie, ma come succede, non può essere computato per la determinazione del fondo di funzionamento ordinario. Non so se ho reso l'idea. Allora, noi abbiamo lo Stato ci assegna il 2% del fondo di finanziamento ordinario nazionale e noi percepiamo solamente l'1,7%. Perché? Perché quel 15% che non è computabile, va bene, non ci permette di avere quindi 4 o 5 milioni, significa questo. Allora, se quando io vado a fare il reclutamento nuovo non prendo più docenti di quei settori scientifici, ho già, come dire, creato le risorse per riconvertire quella risorsa docente. E che cosa farò? Farò, ecco, già comincio a dare una risposta a cosa serve per la nostra maggiore offerta formativa. Ecco, serve innanzitutto dare preciso riferimento anche per ciò che è successo e succede, diciamo così, nell'area frentana, del Vastese, eccetera, eccetera, e dare corpo agli studi di ingegneria. Non dico ad ingegneria to cure, ma agli studi di ingegneria. Perché? Perché per me è fondamentale seguire il fabbisogno e noi dobbiamo fare le ingegnerie necessarie al nostro fabbisogno. Non dobbiamo fare una ingegneria, dobbiamo fare quelle ingegnerie che sono necessarie e che oggi si possono fare. Ecco perché dicevo l'attenzione alla riflessione e all'analisi. E inevitabilmente gli studi di ordine giuridico. Poi ancora le biotecnologie, poi ancora, questo è fondamentale, le scienze dello sport. Ricordatevi che in Abruzzo, a Teramo, sono nati i primi studi universitari sulla formazione del dirigente sportivo. Va bene. Ma le scienze dello sport declinate nel versante medico-sanitario, e qui abbiamo la grande tradizione di Vecchiette, e in quello fisico-educativo fondamentale, che significa igienico, salutistico, eccetera, eccetera, e in quello gestionale, manageriale. E ancora l'indirizzo dei beni culturali, che deve essere assolutamente recuperato per i motivi che ben sappiamo. Ma per bene culturale non intendo solamente la cura, l'attenzione al museo, all'oggettistica, eccetera, eccetera. Per bene culturale intendo tutto
come dire, anche gli aspetti fisici, ambientali, eccetera, eccetera, che fanno parte della nostra cultura, del territorio, dell'ambiente fisico e via dicendo. Ecco, e questo è quello che io farei tout court per il mio livello di conoscenza attuale, per accrescere l'offerta formativa, ma io intendo conoscere, intendo confrontarmi con la Confindustria, con i rappresentanti del mondo economico, per individuare ciò che dobbiamo produrre. Quando io arrivai in Abruzzo, la prima cosa che ho fatto è creare una facoltà che alla fine è risultata essere, ed è tutt'oggi, la facoltà che più produce da un punto di vista economico, che è psicologia. Noi abbiamo 5.000 iscritti a psicologia. Dopo abbiamo fatto, sempre con la mia facoltà di lettere, scienze sociali, poi scienze della formazione, la SIS e via dicendo. Ma questi studi purtroppo non hanno avuto il destino professionale che tutti ci auspicavamo. Perché non c'è mai stato il contatto e il rapporto con la realtà economica, con la realtà professionale, con la realtà occupazionale. Io ho esaurito il mio senso del dovere. Una volta fatto psicologia dico, sono bravo, ma ho fatto ben poco, perché istituzionalmente noi non siamo stati mai nelle condizioni di poter, come dire, poi fare una formazione applicata all'economia, applicata ai fabbisogni del mercato occupazionale, del mercato delle professioni e via dicendo. Ecco, quindi quello che dovremmo recuperare. Psicologia potrebbe dare un aiuto molto importante alla gestione delle imprese. Sicuramente, ma difatti noi ci siamo, anche qui ho delle testimonianze evidenti, noi abbiamo portato in Abruzzo per la prima volta i laureati in filosofia nelle aziende. Ho la testimonianza fisica del nostro direttore Joseph Fatte, che è stato appunto protagonista di eventi di questo tipo. La psicologia, ma ecco, la nostra psicologia è una psicologia che regala sapere vacuo e competenze, ma competenze che poi non sono capaci di trasformarsi, scusate il bisticcio, in capacità. Noi dobbiamo trovare e formare le capacità, ma le capacità si formano nella realtà. Ecco perché poi, per forza di cose, la nostra formazione deve essere declinata nella realtà, deve avere un momento di contatto profondo con la realtà, e le esperienze che abbiamo avuto ci aiutano in tal senso. Ecco, questo significa creare capacità, che io sostituirei alla formuletta formare le competenze. Bisogna andare oltre, e la capacità la si verifica nel contatto con la realtà. Ecco, questo va messo in linea di massimo un po' le sollecitazioni che venivano, ma i discorsi sarebbero tanti. Io personalmente, da rettore oppure da professore che ha dato un suo contributo alla chiarificazione dei programmi, delle prospettive, eccetera, eccetera, e quindi da non rettore, mi dirò sempre disponibile ad avviare forme di collaborazione nella direzione che ho tentato di tracciare, direzione che può essere sempre modificata in ragione del confronto sempre continuo e progressivo che intendo avere con i rappresentanti dell'economia abruzzese. Allora, per rispondere subito alla sua domanda, perché noi abbiamo un'attrazione, che cosa abbiamo fatto? Io direi che l'attrazione nostra è casuale, nel senso che noi siamo meno peggio delle Puglie. La certezza e la sicurezza delle famiglie pugliesi, per esempio, che vengono in massa a studiare da noi, è che purtroppo il tenore di vita e anche l'aspetto, insomma, conflittuale della società, per alcuni versi di pura delinquenza organizzata, da noi è ancora un fenomeno marginale. Chi viene in Abruzzo e poi va via, tutti, per esempio i prefetti e i questori che sono venuti a Chieti e Pescara, sono rimasti ad abitare qua, perché pur avendo, girando l'Italia, quello è un marcatore importante per capire che la nostra regione offre una certa, diciamo, sicurezza allo studio ai ragazzi che vengono dal sud, e noi la maggiore attrazione ce l'abbiamo al Molise, dal sud. Che cosa fa questo Stato, che non ha un minimo, che fa gli interventi a pioggia secondo le richieste del politico di turno?
va a investire intorno all'Abruzzo, ci circonda di università di cui francamente non avremo bisogno. Campobasso, c'ha due università, c'ha 60.000 abitanti Campobasso, la regione c'ha 300.000 abitanti. Foggia continua ad avere un'università in espansione da risolvere. L'Abruzzo che cosa doveva fare? Una politica di, diciamo, di non di scambio ma di proposte alternative. Manfredonia poteva essere un polo marinaro importante cui riversare gli stessi soldi. Diciamo che quei soldi devono venire in Abruzzo, ma quei fondi possono caratterizzare altre zone diversamente collocate. Noi abbiamo l'Abruzzo, già 1.200.000 abitanti da notte ai tempi, e c'ha tre università. È un paradosso questo. Allora, prima che gli altri si mettano di puzzo buono a ridurci tutte le cose che ci possono ridurre, una questione la dobbiamo analizzare noi. Quando noi pensavamo per esempio degli sgravi alle famiglie, anche il ospitare oggi nel villaggio mediterraneo, che è stato per certi versi anche di rottura con l'equilibrio economico della valle, perché quando un appartamento si libera perché il nonno non c'è più, perché i figli sono andati a lavorare, affittare una stanza a un ragazzo, due ragazzi in una stanza, è un ritorno economico verso quelle famiglie che è stato indispensabile per questa valle. E se se ne è liberato con un'assoluta noncuranza, l'università non fa nulla. Del resto, quando si parlava degli investimenti, ma possibile noi non riusciamo, avendo una linea che è vuota per 24, 23 ore al giorno su 24, non riusciamo a fare una metropolitana leggera che da Pescara venga io sono amico carissimo del capo e ho parlato di questo problema, ma in termini personali non ha nessun senso. Bisogna che le istituzioni, attraverso, anche prendendo proprio il termine che ha usato Gaetano, un osservatorio, imprese, università imprese, fare ridisegnare in quest'area l'accesso serio. Noi potremmo avere una metropolitana che da Pescara, quindi risparmi di energia, di gas, di incidenti, di benzina, tuteliamo l'ambiente, quelli che si dice a chilometro zero, da Pescara vada all'aeroporto, vada all'area industriale, vada adesso che si aprirà l'IKEA. Voi sapete che questo ambiente rimarrà più lo stesso per tornare a muoverci a dietro a Pescara? Nessuno sta facendo niente. Noi siamo sempre quelli che corriamo a cose fatte. Allora che va all'IKEA, viene all'università con un accesso, questo dell'università, ragazzi, chi viene all'università si deve mettere la mano sulla coscienza. Insomma, si arriva, per entrare al parcheggio si chiude l'accesso all'università. Ma è una cosa che neanche in Uganda può essere pensata una cosa del genere. La strada che arriva in quella discesa, io non so per quale, noi abbiamo un santo protettore, San Camillo, evidentemente il protettore degli incidenti, come non ci sono stati dei morti ancora là, sfiorati più volte. Noi abbiamo quella strada che deve essere ridata all'interno dell'università, come per Pescara lo sviluppo, lo scambio che ci è stato fatto. Ci abbiamo un'area totalmente abbandonata, dateci dal comune in cambio dell'aurum, totalmente abbandonata, 15 anni non si fa niente. Questa strada che prende Madonna delle Piane, compresa anche la chiesa, qui non lo dico, non ci sta Monsignore, ma insomma la chiesa di Madonna delle Piane deve essere inserita. Abbiamo un'area che ci permette di fare accesso, uscita, arrivo parenti, scarico merci, in un sistema all'americana bellissimo, e non si fa. Si aspetta che cosa? Noi siamo neanche tanto a rischio, ognuno fa gli scongiuri che fa, ma se succede una emergenza in questo ospedale, in questa zona, andare all'ospedale diventa una cosa, o uscire dall'ospedale diventa una cosa facile, secondo voi? È una cosa ridicola. Adesso che vedo il mio amico Angelo, uno dei due dei candidati che vanno in linea con il vecchio, dice che quel palazzone bianco, Palazzo di Cesare, ho detto anche Palazzo di Cesare, non verrà mai occupato. Bene, io vi do la mia parola d'onore, al costo di scatenare guerre mondiali, che quel palazzo deve essere, perché quel palazzo, l'IKEA, questa cosa è, spero, non c'è il sindaco di Chieti, con gli imprenditori, di sviluppare, di togliere il Ciapi, che è una cosa così, di fare dove avevamo il golf, il centro del CUS con l'abilitazione dei ragazzi, professionalizzante per molte attività sportive dei ragazzi, di fare una cosa
contribuire su un campo da golf che è uno dei più belli d'Italia e che è totalmente abbandonato. Quest'area ormai ha avuto uno sviluppo anche per l'accesso di questi grandi centri commerciali irreversibile. Questa è un'area che si può paragonare alle grandi aree industrializzate del nord e dell'Europa. Allora dobbiamo dare un'impronta a tutti quanti, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare perché quest'area proceda. Perché ci sta un 15% di disoccupati? Perché ci sta da noi altri che 15%? Il 70% di persone che purtroppo hanno sbagliato lavoro e si riciclano, stanno lì a interpretare. Io sono 4 anni che non vado più al consiglio di facoltà perché è tempo perso, si va a perdere tempo, si assistono a dei trucchi contabili per favorire sempre i soliti e si sta lì ad esaminare le normative. Ma un preside di medicina che dovrebbe stare tutto il giorno a battagliare con la nostra, col nostro policlinico, di cui non abbiamo neanche l'orgoglio di chiamarlo policlinico, ma che si chiama unico in Italia, ospedale clinicizzato. Voi mi dite che vuol dire ospedale clinicizzato? Si fa questa cosa. Allora quel 15% invece di fare il proprio lavoro si trasformano in esegeti del diritto amministrativo. Stanno là a interpretare la norma perché si dice a Roma, hanno detto il ministero, il segretario della Gelmini, cioè, basta. Aiutateci a cambiare questo sistema di cose, perché veramente non ne possiamo più, per voi, per noi, per i nostri figli, è una cosa che non possiamo fare. La questione delle imprese, io quello che ho sentito oggi, per fortuna due ragazzi, tutti vogliono i giovani nelle imprese, finalmente ce l'abbiamo, è un grimaldello fondamentale per scardinare l'incrostazione di questo mondo che non ha un'idea da fare, non ha una lira da investire, non vuole investire. Noi siamo l'unica università adesso, l'unica regione che non ha il robot. Il robot nelle chirurgie, non solo nell'urologia, funziona. Milano ce l'ha 3, 4. Quando è arrivato lo scienziato bocconiano che abbiamo qua, ci disse che San Raffaele ce l'aveva nel sottoscala. San Raffaele da allora che ce n'aveva uno e funzionava, mo ce n'ha 4. Noi non ce n'abbiamo neanche uno. E paghiamo! Perché non è che torniamo in arrivo, io vi potrei convincere che certi tipi di interventi si fanno meglio nel sistema tradizionale che nel robot. Ma quando alla comune nostra comunità, il bisticcio di parole, alla comunità ci parliamo, ci va che a Milano che opera un robot, quelle si immaginano che ci sono robot che opera così. Operiamo meglio anche noi, ma noi paghiamo ogni anno quegli interventi che vanno a Milano e li portiamo qua. E saremo capaci di farli. Io l'ho fatto in Germania, a Milano, a Verona, vado dove mi pare, ma noi non lo possiamo fare. Perché? Perché qual è il compito di questi cosiddetti amministrativi bocconiani? Venire qua, ridurre i costi, sono bravi. Lei c'ha, spero che non sia una sua parente, una certa no, Baraldi, meno male, che è venuta qua, si è fatta bella attraverso i suoi sponsor che l'hanno mandata qua, attraverso il millantato credito, perché tutti vengono dalla Bocconiana, da Bocconi, se andate sul sito non esistono, non hanno traccia se non da partecipazione a qualche master. È venuta qua, ha ridotto i costi grazie al fatto che molti pazienti si vanno a opera fuori, che a noi non ci rinnova il materiale, hanno ridotto i costi e per questi grandi meriti a favore dell'Abruzzo è andato a fare il direttore generale a Cuneo. Queste sono le realtà che noi dovremmo. Questo ha meritato la chiamata Cuneo perché ha risolto parte del debito in Abruzzo. Ma e c'è bisogno di chiamare un bocconiano. Un ragioniere dice pagati, dice va in pensione uno e non si sostituisce, va in maternità uno e non si sostituisce, e c'è il bocconiano che fa questo. Non è possibile. Per chiudere vorrei dire che l'attrazione della nostra università deve passare per una anche impegno, noi ragazzi lo dobbiamo considerare. Per fortuna abbiamo avuto anche un anno quest'anno straordinario della Zeman Follia di Pescara, che ha fatto in casa tutti i ragazzi sono impazienti per Pescara, per Zeman e per Pescara. Io non lo posso dire, perché se chiedi dico che a Pescara si scatena l'odio per Pescara. Questa storia non so se noi riusciremo mai a sopravvivere, ma dobbiamo dire basta. Vi prego, la storia di Chiede di Pescara. Un mio amico carissimo,
è stato chiamato per scrivere di Pescara, che è bravissimo, che conosce anche Angelo, ha conosciuto anche Paolo, che lo conosce tutti quanti, scrive poesie di qualità ai nostri compleanni, ma sono cose simpatiche. È stato chiamato dal presidente della squadra di basket di Chieti a scrivere l'inno per Chieti. Questo io, Pescarese, scrive l'inno per Chieti, ma è una cosa che non può avere mai. Io l'ho convinto ad una condizione, che alla fine dell'inno si dice che noi auguriamo a Chieti le stesse fortune del Pescara. Cioè, soltanto facendo una cosa del genere si è arrivato a un compromesso che ha funzionato. Questa è un'altra cosa che noi dobbiamo fare. Ultima cosa e ho finito. L'area metropolitana anni fa sembrò anni luce, noi l'avevamo descritto come un'area attiva, eccetera. Adesso si è realizzato, ma le infrastrutture, noi pregheremo voi della Confindustria di aiutarci con le infrastrutture, di fare anche un trenino senza, tutto il mondo si fanno i trenini senza autisti, senza personale che vanno e viene, anche un certo sistema, un certo sviluppo verso un treno sanitario che possa spostare rapidamente i malati quando è possibile, quando non è possibile. Questo ci aiuterebbe a ridurre i costi e a cercare di, rispettando la legge, di fare un unico grande policlinico Chieti Pescara, perché tanto per legge entro i 30 km non si dovrebbero fare, ma le leggi sono fatte in Italia per essere disattese, voi le sapete meglio di me. Quindi il Palazzo Bianco di Cesare sarà sicuramente aperto, sarà un palazzo a 3T, io lo dico adesso, ma convincerò tutti gli altri, i miei colleghi della medicina, certo non i cardiochirurghi che sperano di fare Houston e qua a spese, cioè noi dovremmo chiudere perché i costi della cardiochirurgia sono talmente elevati che potremmo sostenere solo qui. Invece noi abbiamo bisogno di dire che qui c'è un centro dove si sviluppano insieme con voi le alte tecnologie, quindi alla tecnologia 3T, tecnologie, trapianti e tumori, ma il centro tumore, cioè il tumore è la patologia purtroppo più importante che incide sull'attività di tutti. Però avere il centro tumori di Milano, per esempio, che attrae, che fa le stesse cose che facciamo, vi assicuro, anche meno, però il paziente va a Milano, ma che opera? Non lo so, ma solito un centro tumori. Allora l'importanza di avere un centro tumori qui è fondamentale. Noi ormai, grazie al Palazzo Bianco, abbiamo creato a Chieti una sorta di non reversibilità del processo. Ormai Chieti è troppo importante per essere, e per fortuna rimane ancora una nell'accezione comune dei pazienti, soprattutto nei molisani, nei campani, che Chieti funziona. Dico, per fortuna loro mantengono ancora questa cosa, ma Chieti funziona per la buona volontà di tutti, è una funzionalità casuale. Noi vogliamo invece, e incideremo, il nuovo rettore, se sarò io, è sicuro che il nuovo direttore generale sarà un universitario, come la legge prevede, e non sarà un mandato, un delegato dell'assessore alla sanità che deve fare. Io l'ho detto anche ai nostri amici magistrati, ho detto sentite, noi facciamo certe volte lo stesso lavoro, vuol dire che ci occupiamo di persone deboli o che hanno fatto dei reati o che stanno male, ma noi andiamo, quando sappiamo che il cancro della prostata ha un certo percorso, andiamo a fare un po' quello che si dice la diagnosi precoce. Il magistrato, quando viene nominato un direttore generale espressione della politica, deve fare prevenzione, quello è un elemento a rischio, perché va a fare delle cose che fanno bene alla politica e non alla sanità. Ma ci vuole tanto a dirlo, o è peccato dire queste cose? Come diceva quello, che forse a pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Allora tutte queste cose danno, secondo me, dalla riunione di oggi, che è troppo leggera e troppo amichevole per entrare nei dati che io vorrei che si proiettassero, questa calendarizzazione che noi faremo con questa bella sala e con l'altra parte universitaria deve essere una, non lo diciamo, l'ha detto Gaetano, lo ripeto anch'io, non è piaggeria, voi non ci votate. Però l'unico rimaldello per rompere un'università vecchia,
è un'università vecchia dove si insegnano ancora, si fanno ancora le lezioni di anatomia, intendendo i ragazzi dicendo che quel muscolo, ma quello se lo vedete su internet, cioè noi dobbiamo essere innovativi in tutto, anche studiando il tappo di vetro del vino, il tappo di vetro e il tappo di sughero, noi lo potremmo studiare, il vetro o la carta per il vino è importante, cioè questo vuol dire il ritorno nella società degli studi e delle conoscenze, se no che serve l'università? A fare i lavori per fare la professione, io vado in cattedra se ho almeno un impact factor, un'altra valutazione del tavolo, vado in cattedra se ho 350 di impact factor o fare cose. Non è possibile fare una valutazione del genere. E noi faremo una cosa semplicissima. Oggi sapete chi è il centro che produce di più in Italia, ma non 7 a 6, 500 a 4. Il San Raffaele di Milano, che secondo il suo geniale inventore che aveva nel consiglio di amministrazione San Raffaele, San Giovanni, non aveva uomini fisici nel consiglio di amministrazione e amministrava i soldi nostri, quello gli ha fatto un centro di produzione, di valutazione dei lavori, per cui ogni giorno producono. E quello che io vi farò, in un senso diciamo anche eticamente diverso, noi dobbiamo fare un centro dove i ragazzi capaci di dialogare, di rispondere ai requisiti tecnici. Tra l'altro c'è un requisito tecnico, e ho finito, del signor Profumo, nostro attuale ministro, che fa quali sono, si ricolloca sulla scia dei nostri grandi ministri del passato, quando facevano le riforme della scuola cominciando dall'esame di Stato. Io sono stato uno di quelli che ho chiappato tutto l'esame di Stato, la riforma dell'università, la riforma degli esami, la riforma del liceo, la riforma dell'esame di Stato. La riforma dell'eccellenza di Profumo dice che vuole stabilire chi è l'alunno dell'anno, competitivo, va bene, sgravi fiscali alle imprese che assumono i più bravi, ma come? Sgravi fiscali, è da pagare a noi, vediamo gli studenti più bravi, sgravi fiscali se assumete dei sugheri e li preparate voi, noi diamo gli sgravi fiscali per i più bravi, quindi ce le leviamo. Fondi per i professori stranieri e per chi pubblica in inglese, ecco. Un gruppo di ragazzi che fanno ogni pubblicazione, la rende, ci mettiamo in linea con questo. L'inglese deve essere la nostra lingua madre, quindi questa è una cosa così. E quello che ci riporta invece a quel discorso di prima, le matricole fanno un test per capire se la scelta è giusta. Le matricole università. Fai il test di ingresso per capire se è giusta la cosa. E poi che fai più? Li rimanda al liceo. Allora quella scelta noi la facciamo dal secondo anno, i test. Terzo, quarto, quinto liceo, allora il test sarà sicuramente, sarà arrivato, è inutile che li facciamo quando entrate il test d'ingresso. E poi nelle arti, gare e concorsi tra allievi, insomma, è diventata una specie di show, è diventato lo show l'università. Bene. Ma insomma, credo che sia stato interessante questo confronto con i nostri candidati, comunque mi sembra che vada sottolineata che questa iniziativa sia un'iniziativa positiva che merita anche di essere ripetuta per altre questioni, nella speranza che possa produrre come dire, dei frutti per tutti, anche se diciamo, l'esordio non ha avuto da parte di tutti la partecipazione, ecco, come, che ci si aspettava. Grazie a tutti.